Circolare con cavalli per le vie delle città è vietato, oltre che estremamente pericoloso. Bisogna garantire l'incolumità pubblica. Così il presidente della Commissione Comunale Sicurezza e Mobilità di Pescara, Armando Foschi, il quale sollecita che venga convocato un incontro per affrontare il problema. Vedere equini anche per le vie del centro del capoluogo non è ormai una novità, al punto che l'amministrazione comunale è corsa ai ripari con una ordinanza anti-bighe firmata dal sindaco Carlo Masci in vigore dal 21 giugno del 2021, che prevede sanzioni per i proprietari. Ultimamente è stata fissa anche la segnaletica verticale, quindi l'ordinanza è operativa al 100%. Ora aspetta alle forze dell'ordine far rispettare l'ordinanza e punire chi gira all'interno della città con bighe trainate da cavalli. Gli episodi non devono verificarsi mai più, evidenzia Foschi, ricordando che l'amministrazione comunale ha riservato 3 strade al transito dei cavalli: via Colle Renazzo, strada Vallelunga e parte di via Alberto Luciani, a ridosso del cimitero di San Silvestro. Ho chiesto al sindaco di portare sul tavolo della prefettura, dal tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, questo problema, perché cominciano a diventare frequenti gli episodi di cavalli che sfuggono dal proprietario, quindi girano lungo le strade cittadine. Le bighe trainate dai cavalli continuano a circolare soprattutto nella zona di Pescara Sud e lungo via Raiale, perché le stalle abusive sono 2, una ubicata su Colle Pizzuto e l'altra lungo la pista fluviale che parte dalle Torri Camuzzi e arriva fino al dietro stabilimento Fater, quindi lungo quella pista ciclabile proprio a bordo fiume c'è una stalla abusiva e secondo me sia i rifiuti organici dei cavalli sia altro materiale potrebbe finire nelle acque fluviali.